I pellegrini oggi sono partiti, come sempre di buon mattino, per affrontare un'altra frazione impegnativa del cammino che da Capranica, dopo circa 30 km, li ha portati nel comune di Anguillara Sabazia, che sorge su un promontorio sul lago di Bracciano. Sulle tracce di antiche abitazioni di epoca romana sorte su questo promontorio si fa risalire la nascita dell'antico centro storico, come attesta un documento conservato presso l'archivio di Santa Maria in Trastevere, che riporta la data del 2 di luglio del 1020 e testimonia l'esistenza del Castrum Anguillara. L'ingresso al caratteristico centro storico presenta la Porta Maggiore, la prima struttura difensiva creata nella città e dalla quale venne costruita la cinta muraria che si sviluppa tutto intorno. Il cammino a piedi è accompagnato, lo ricordiamo ogni giorno, dall'ascolto del Vangelo di Marco. Allora andiamo a vedere insieme i versetti che ci vengono proposti nella giornata di oggi. Andarono intanto a Gerusalemme, ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. Ed insegnava loro dicendo: Non sta forse scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento. E dopo il Vangelo proposto per la giornata di oggi andiamo a sentire Don Danilo Costantino che ci offre una riflessione su un argomento specifico. Oggi in particolare ve ne proporremo due. Cominciamo con il tema dell'ascolto della natura. Nell'undicesimo capitolo del Vangelo di Marco Gesù ci parla del Tempio e ci parla del rapporto che il popolo di Israele ha col Tempio. In questo momento in cui il popolo di Israele deve riconoscere la propria appartenenza, deve riconoscere la presenza del Signore, alla fine invece sta trasformando la casa di Dio in un covo di ladri e in una casa di commercio. Gesù riporta all'ordine, come in ogni momento della sua presenza accanto agli apostoli e del suo dialogo con i farisei, con gli scribi, con i pubblicani. Gesù riporta all'ordine per far comprendere il significato vero, di vivere la casa di Dio, di incontrare Dio in quel luogo dove veramente la sua presenza, è piena e dove la sua presenza, è reale. In questo cammino, ci siamo resi conto, passo dopo passo, che le nostre tappe non andavano soltanto di città in città, di paese in paese, ma erano tappe che andavano di altare in altare. E questa è una cosa che mi ha riempito il cuore, perché mi sono reso conto di quanto alla fine, entrando in una chiesa, possiamo sentirci a casa in ogni angolo della terra. È un'esperienza unica, perché sentirsi a casa, sentirsi alla presenza del Signore veramente può cambiare le nostre giornate, può cambiare ogni passo che facciamo, può cambiare le relazioni con gli altri, può cambiare anche una giornata storta, una difficoltà, una sofferenza. Insomma, il Signore per l'ennesima volta ci dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi ristorerò. E nella casa del Signore veramente riusciamo a vivere questa consolazione, questa pace, questa serenità che soltanto Lui può darci in un cammino fatto di difficoltà, di passi, ma anche di gioia e di scoperta e di stupore. Il Signore ci vuole dare ancora di più la Sua presenza, e non soltanto la Sua presenza durante queste tappe, ma la Sua presenza per sempre. Gesù diventa veramente colui che ci invita in casa, nella casa sua, nella sua casa, e ci dice: vieni a me, dimora nella mia vita e io ti ristorerò, io ti darò qualcosa che nessun altro al mondo potrà darti.
Dopo questa riflessione di Don Danilo Costantino, che sta accompagnando il gruppo di partecipanti, lo ricordiamo, verso la tomba di San Pietro, andiamo a sentire allora la prima testimonianza di quest'oggi. Durante il cammino siamo perennemente a contatto con la natura e già dalle prime ore del mattino, nonostante la sveglia presto, è bello rendersi conto delle meraviglie che il Signore ci ha donato e della bellezza del creato, perché comunque penso di potermi ricordare tutte le albe che ho visto e tutti i tramonti, perché è bello anche rendersi conto del fatto che quella che vedi è sempre diversa da quella del giorno prima. E anche i paesaggi ci circondano, sarebbe bello fermarsi sempre a fare qualche foto, non soltanto per ricordare il momento, ma proprio perché sembra di essere di fronte a un quadro tante volte. E durante il cammino penso che sia particolarmente semplice rendersi conto del fatto che questa bellezza è nostro dovere rispettarla. Durante il cammino ci capita moltissime volte di sorridere per le bellezze che il creato ha e per le bellezze che Dio ci ha donato attraverso il creato. E anche con delle cose semplici come il cinguettio degli uccelli quando ci si sveglia, il movimento degli alberi, delle foglie, dell'acqua. E anche nelle albe, nei tramonti, e anche nei paesaggi bellissimi che il creato ha e che Dio ci ha donato. Moltissime volte anche però purtroppo ci capita di vedere, mentre camminiamo per le strade, per le città, per i paesini che noi attraversiamo, lo sporco e i rifiuti che ci sono per terra, e questo vuol dire quanto l'uomo non è rispettoso verso la bellezza che Dio ci ha donato. E questo, secondo me, anche solo vedere la bellezza dei paesaggi, la bellezza dei movimenti e dei colori, è un modo per imparare a rispettare l'ambiente che comunque il creato che Dio ci ha donato. Il secondo argomento sul quale sono stati chiamati a riflettere i partecipanti a questo cammino a piedi è stato il tema della fiducia nelle proprie risorse. Allora sentiamo che cosa hanno risposto. La fiducia nei propri mezzi e nelle proprie risorse è sicuramente una parte importante nella preparazione ad un cammino, ma non è quella più importante. Questo è il mio terzo pellegrinaggio verso Roma e è chiaro che nei momenti di difficoltà, nei momenti di dolore fisico, nei momenti di incertezza, il sostegno dei tuoi compagni di viaggio è fondamentale. È tuttavia fondamentale anche riuscire a riazzerare dopo ogni tappa, è forse la parte più difficile. Riuscire ad azzerare in ogni tappa vuol dire ripartire ogni mattina con lo stesso entusiasmo con cui sei partito la prima mattina. Cioè, ogni tappa è un arrivo a Roma e questo è difficile, perché quando i piedi cominciano ad avere 100, 150, 170 chilometri dentro, percorsi, diventa tosta. Quello che ti aiuta è sicuramente un lavoro mentale, o meglio un lavoro spirituale, che fai ogni giorno. Riuscire a svuotare ogni giorno, a fare il vuoto ogni sera per ripartire carico per la mattina dopo, riesce a darti la forza giusta innanzitutto per portare te avanti, ma soprattutto riesce anche a renderti utile, a renderti un sostegno per i tuoi compagni di viaggio che come te possono averne tanto bisogno.